Bentornati su Notizie Assurde del Mondo, la serie che fa lavorare un botto SCAD. È sempre lui che ce le raccoglie in un documento di Google. Dai, non perdiamo troppo tempo e cominciamo con le notizie. Ultima ora, non state per la prima volta la ragazza di Leo. Cosa? Ok. È una figa finta. Penso che l'abbia fatta SCAD questa, non so perché. Già, è SCAD che trolla. Ottantenne fa sesso con la badante, lei ha un infarto. In quale universo parallelo? Notte brava dell'arzillo vecchietto con la cinquantenne che lo accudiva. Alla fine lei ha avuto la peggio. Beh, io ti vorrei vedere però a scopare con un vecchio, Il ribrezzo. Ha avuto la peggio perché si scopava un vecchio o perché lei ha avuto un infarto mentre lo faceva? Perché l'infarto può essere un bene che ti fa smettere di scoparlo almeno. Perché mi ha rotto il cuore. Povero. È in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Vai che si scopa ancora. Era una cazzata. Era la scusa per smettere di scopare. Oh, un infarto! Ma stai bene? Ah, il cuore! Devi usare l'accento da badante, Leo. Dell'est? Ah, mio cuore in ruto! Cuore in ruto! Ah, devo andare in ospedale! Sussidi statali! Va a sbattere. Ubriaco chiede la divisa ai carabinieri per il prossimo carnevale. Ok. I carabinieri sono intervenuti a Castelfidardo in via Nazario Sauro, dove un giovane 35enne fidardense... Ma minchia, ma abitate in un posto più pronunciabile, vi prego? Dove un tizio... Celibe, operaio, pregiudicato! Ma anche dei difetti. Alla guida della propria Alfa Romeo 147. Che poi è la macchina della polizia per antonomasia, l'Alfa Romeo 147. Vero. Quindi aveva rubato pure quella. Era andato a schiantarsi contro alcune auto in sosta lungo la via. E succede quando si è ubriachi. Ma la divisa gliel'hanno data o no? Vorrei andare avanti. Il conducente, disorientato e altamente ubriaco, tanto da aggrapparsi ai militari per riuscire a stare in piedi, chiedeva loro in regalo la difesa per indossare al prossimo carnevale. Aveva 3,3 grammi di alcol nel sangue per litro. Beh, quando il limite è 0,5 Beh, guarda che una birra fa anche meno. Fa 5 gradi una birra, ma ne fanno anche 2,5. Aveva praticamente una birra nel sangue quasi. Quindi se si succhiava il sangue e si ubriacava, diventava un circolo vizioso. Esatto, un taglio qua... Beveva. Il trucco per rimanere ubriachi 24 ore al giorno. A Roma, meccanico a spasso con l'auto della polizia in manutenzione rimproverava irregolarità dei cittadini. Ma lui ce l'aveva la divisa? È il sogno di chiunque nella vita una volta. Magari andare in giro a fare le multe. A quello che ti bullizzava da piccolo, vai lì. O fare un po' di abuso di potere e dirgli: ehi tu, che cazzo facevi? Niente, sì, invece facevi qualcosa e adesso ti arresto. Ma perché mi arresti? Patente, libretto, mi dia sua madre 500 euro e chiudo un occhio. Ai bambini al parco chiedere i documenti perché non possono girare senza documenti. Però sono bambini, non ce ne vanno mai dietro. Il suo compito era di prendere le auto della polizia e di fare dei giri di collaudo. I freni a mano con l'auto della polizia. Solo che JDST JDST. Amore, come chiamiamo nostro figlio? Mio Mario. No dai, chiamiamolo GDST. Ha finito per lasciarsi prendere la mano. La sua carriera da falso poliziotto si è però interrotta bruscamente quando, percorrendo via Laurentina, ha affiancato una vettura guidata da una donna e le ha intimato di accostare, accusandola di aver infranto il codice della strada. Ma quando l'automobilista è scesa dall'auto, gli ha fatto notare di essere un agente delle forze dell'ordine. Oh merda. Sembrano quelle cose da film. La fin di Ace Ventura. Cioè, con tutte le macchine che poteva fermare, ha beccato quella in borghese. Un agente in borghese. Alassio, il cane razzista che ringhia i neri è l'idolo della spiaggia, cosa? Alassio è il nome della spiaggia comunque. Ah, pensavo fosse il nome del cane. Infatti lo sapevo, l'avevo immaginato. Aspetta che glielo dico prima che vado avanti con vari discorsi. Ehi Alassio, vieni qua. A me viene da ridere perché lo fa anche Spotty. Se io sono in giardino, lui è tranquillissimo. Passa gente tranquillo, passa un nero, diventa incazzato come una bestia. La proprietaria, sì, li riconosce dall'odore. E beh, anche il tuo mi sa perché è cieco. Dubito che li veda. Un cagnolino che ringhia solo quando passano i negri, come spiega la sua proprietaria. Perché li riconosce dall'odore. No, non quelli ricchi, solo quelli che hanno odore. Minchia. Cioè? Qui siamo a età della pietra come Pui comunque. Comunque, sembra veramente Spotty. Eh beh, Jack Russell. Forse è una peculiarità di Jack Russell. Anche Erika ne ha uno. Dovresti portare un nero a casa di Erika. Ragazzi, voi proprietari di Jack Russell, diteci se abbaiano a tutti o solamente a quelli di colore. Posso che il tuo cane abbaia anche a me? Sì, anche a me. Magari... Forse perché sa che siamo nel sotto la cintola. Forse perché puzziamo. Perché riconosce l'odore. Ma quello è perché entrate in casa. Se state fuori non vi fa niente. Sì. Se entri in casa è l'anticristo il tuo cane. Leo, ma ce l'ha con me? Sì, ce l'ha con te. Ma perché guarda di là se io sono qua? Ce l'ha con te perché sente la tua presenza. Ok.
Massaggiatrice gli tocca i genitali durante il trattamento. 23enne sporge denuncia, mi ha molestato. Ti ricordi la puntata dei Griffin in cui gli fanno il controllo della prostata e lo denuncia per molestie sessuali perché gli ha messo due dita in culo? Josh aveva prenotato un massaggio sportivo per poter curare il suo mal di schiena, ma la donna che avrebbe dovuto fare il trattamento ha provato ad abusare di lui. Ma c'è proprio davvero o il massaggio prevedeva gli toccasse le palle? O semplicemente era abituata a fare happy ending. Se vede le cinesi funziona così, eh. Inizialmente mi sono sentito in imbarazzo, ha raccontato il ragazzo. Pensavo facesse parte del trattamento, ma mi stavo sentendo a disagio nel sentire come mi toccava. E poi la donna gli ha afferrato i genitali, chiedendo alla fine del trattamento 40 sterline al posto di 35. Quindi era proprio la sega inclusa dei 5 euro nel happy ending. Solo che lui non l'ha capito, eh. Beh, penso sia anche economica, non so quanto costino le seghe dai giapponesi, però 5 euro una sega. Come sai che era giapponese? Magari è una vecchia di 70 anni che faceva un massaggio così. Metti che ti tocca i genitali, cosa fai? Te lo fa gratis allora una vecchia, perché ringrazia lei. Magari essendo inglese era una vecchia altolocata, magari era la regina d'Inghilterra, che ne sai? Ma che cazzo c'è? Sondaggio, ti faresti toccare i genitali della regina d'Inghilterra? Leo. Solo se divento cavaliere della regina. Se mi lascia l'eredità però, un pensierino. Anche due botte. Dai, prossima notizia, stiamo spacciolando. Lo stripper nano mi ha messo incinta alla mia festa di addio al nubilato. Amore, cosa hai fatto il tuo addio al celibato? Ma ho una birra con gli amici, tu? Mi sono scopata un nano. E mi ha messo incinta. Sebbene che quanto accade durante certe feste rimanga un segreto, a volte è impossibile nascondere la realtà. Una giovane coppia di Valencia, sposata all'inizio di quest'anno, sembrava vivere un idillio d'amore. Lei, poco dopo il matrimonio, era anche rimasta incinta e i due sposi si preparavano ad accogliere il loro primo figlio. Che carino. Quando il bimbo è nato, pochi giorni fa, la tremenda scoperta. Il piccolo era affetto da nanismo. Ed è qui che la donna ha dovuto confessare al marito di aver fatto sesso con uno stripper nano durante l'addio al nubilato. Sì, ma se ti sborra dentro, prendi la pillola del giorno dopo almeno. Penso che per scoparsi un nano bisogna essere alquanto ubriachi. Perché ti spiego, gli spermatozoi del nano sono più piccoli, quindi passano attraverso il giorno dopo. Sì. Spagna, a 11 anni partorisce un bambino, forse figlio del fratello. Jumbo! Ma ste cose! La ragazza è stata portata a pronto soccorso con forti dolori allo stomaco. Dopo averla visitata, i medici hanno scoperto la gravidanza. È tipo una matrioska, un bambino in un bambino. Ma tipo è il parto più prematuro del mondo? Il parto con incesto più prematuro del mondo? Secondo me è un Guinness World Record. È record! Teniamolo, vogliamo una bella medaglia a casa. In base alle prime indagini della polizia, sembrerebbe che il padre del neonato sia il fratello della ragazza. I due avrebbero iniziato ad avere rapporti sessuali un anno prima, quando lui aveva 13 anni e la ragazzina 10. Non è chiaro se i genitori ne fossero a conoscenza, e quindi le forze dell'ordine stanno continuando a indagare. Le risposte dei genitori: ma sì, stavano giocando sotto le coperte. Vabbè, è come quando si fanno le seghe i bambini, non lo sanno i genitori. E lui, anziché farsi una sega, si scopava la sorella. Non lo sanno i genitori. E hanno detto: tu non giochi più a Fortnite, doveva trovare qualcuno con cui passare il tempo, eh. Auschwitz, la denuncia. Docce come nebulizzatori contro il caldo. Ma l'hanno fatto davvero? Sì. Lo fai a Gardaland va bene con i nebulizzatori. Ma non puoi farlo ad Auschwitz, ma piuttosto... Cosa fai, li butti via? La protesta arriva da alcuni visitatori israeliani. Ci sono anche i treni che vanno ad Auschwitz, ma nessuno si è mai lamentato. Treni a vapore. A parte che penso che è un tubo dell'acqua bucato. Sì. Cioè, il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio. Un cane del Minnesota viene eletto sindaco della sua cittadina per la terza volta di seguito. Beh dai, guarda che faccia pazzocona, l'avrei votato anch'io. Era Caligola che ha fatto senatore il suo cavallo nell'antica Roma? Può essere. Sì, era pazzo. 2000 anni fa. Perché qui per tre volte di fila eleggono un cane? Perché è una sorta di moto di protesta verso i politici che sono sempre ladri, non cambiano mai. Invece i cani sono i migliori amici dell'uomo. Vero. Tu non voteresti un cane al posto di Salvini? Effettivamente Duke, il cane, probabilmente governerebbe meglio dell'attuale governo. Dimmi, quanti cani hanno fatto leggi di merda? Quale cane fa promesse che non può mantenere? E qui c'è la conferenza stampa? Sì, sì. Ha anche un cappellino. Il rieletto Duke come sindaco del Minnesota, nelle sue vesti ufficiali, ha detto: vuff. Vuff e vufferemo.
Duke ha 9 anni ed è stato proclamato ancora una volta capo dai suoi concittadini all'annuale festa locale, il Cormoran Dates Festival. Non so proprio chi potrebbe prendere il suo posto. Ma guarda un po' te. Piega Karen Nelson, un abitante del villaggio del Minnesota. Duke ha fatto moltissime cose e tutte belle per la nostra comunità. Ora sono curioso, vediamo cosa ha fatto. Ha ottenuto in tutto 12 preferenze. Data la scarsissima affluenza alle urne, il numero è bastato per eleggere il cagnolone bianco. Hanno votato in 12! Tutti per Duke, tranne una persona che ha scritto sulla scheda il nome della sua fidanzata Lessie. Sesso estremo tra gay, rischia di soffocare, tracheotomia in casa. Ma cosa? Quella con la bic, la tracheotomia. Non puoi farla con la bic, è inventata. Io sento che si può fare con una bic, se piangi una bic nella trachea lo fai ancora respirare. No, sì, ok, lo uccidi probabilmente. Quando è arrivata l'ambulanza della Croce Verde, questi omofobi della croce, che per i gay la verde e per i persone normali quella rossa, Guarda, io a tirare fuori un pene dalla gola di uno con una tracheotomia non ci vado. Ma non c'è, no. Omofobo. Il 59enne imprenditore veneziano era nudo. Una cintura di cuoio intorno al collo, sopra un asciugamano arrotolato e una forbice conficcata all'altezza della faringe. Accanto al compagno di giochi. Beh, bei giochi. Asciugamano, stringigola. Ma c'è un po' sesso violento. Esatto, cioè. Dai, non l'hai mai fatto tu queste cose, Andrea. Forbici nella gola. Però dalla punta arrotondata, mi raccomando. Ah. Bambini, quando fate sesso con il vostro compagno gay e volete piantarvi delle forbici, prendete quelle dalla punta arrotondata. Lo diceva sempre Tonio Cantonio. Beh, poi è stato al porno, quindi no, è falsa quella notizia. Ah no, era Lucio Lucio, era comunque falsa quella notizia. Beh, però l'avremmo inserita. Tonio Cantonio per me è morto di overdose, anche se tre anni dopo faceva diretti programmi in TV. E per Lupo Lucio fa ancora il esatto. Porno. Ma io per continuare a leggere devo registrarmi? Vogliamo veramente approfondire un 50 sfumature di omosessualità? Guarda, piuttosto chiudo qui il video. Quindi ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Arriviamo a 20.000 like per un prossimo episodio. Vi ricordo come sempre che potete inviarci le notizie con un messaggio alla pagina Facebook. Ci pensa poi Scad a raccogliere le più belle e quelle non fake. Non mandateci notizie di Lercio, cioè Lercio non fa notizie vere, però fa notizie belle. Sì, divertenti ma non vere, ok? È un sito di satira. Perché c'è qualcuno che ci manda le notizie di Lercio perché pensa che siano vere. Direi quindi che dal camper, da Spawn, da Leo è tutto, noi ci vediamo come ma con un prossimo video. Asgana away.